Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Arriva puntuale il bollettino pomeridiano dei nuovi casi Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 10.497 nuovi contagi contro gli 8.824 di ieri, mentre le vittime sono 603. Sono invece 254.070 i test per Covid molecolari antigenici effettuati. Ieri erano stati 158.674, con un tasso di positività odierno del 4,1% in calo rispetto al 5,6% di ieri. Sono in calo anche di 57 unità i pazienti in terapia intensiva nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite. Ingressi giornalieri sono infatti 176. In totale i ricoveri in rianimazione sono ora 2.487. I pazienti ricoverati invece sono in calo di 185 unità rispetto a ieri, con un totale di 22.699. Come di consueto, anche la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato il suo bollettino relativo all'andamento epidemico da Covid-19 per la giornata di oggi. 651 nuovi positivi in Campania, di cui 30 sintomatici e 536 asintomatici. Nei positivi del giorno ci sono 85 unità, risultate tali con test antigenici. I guariti del giorno sono 1.399, mentre 34 sono i decessi registrati. Di questi, 16 nelle ultime 48 ore e 18 precedenti, ma registrati soltanto nella giornata di ieri. Ricordiamo anche il report sui posti letto regionali. Sono 97 quelli occupati in terapia intensiva su 656 disponibili, 1.468 invece quelli di degenza ordinaria su 3.160 disponibili. Dopo aver discusso nella giornata di ieri presso la Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio, il Premier Giuseppe Conte, ha parlato stamattina anche al Senato della Repubblica. Ascoltiamo un breve estratto proprio delle parole del Premier. All'inizio di questa esperienza di governo, il 9 settembre 2019, prefigurai proprio in quest'Aula un chiaro progetto politico per il Paese. Precisai subito che il programma sul quale mi accingevo a chiedere la fiducia al Parlamento non si risolveva e non poteva risolversi in una mera elencazione di proposte eterogenee, né tantomeno in una sterile sommatoria delle posizioni assunte da ciascuna delle forze politiche che avrebbero sostenuto la maggioranza. Già allora ero consapevole che un'alleanza tra formazioni politiche provenienti da storie, tradizioni, esperienze, culture differenti, che per giunta si erano anche contrapposte, a tratti anche in maniera molto aspra, nel più recente passato, ecco, non poteva nascere questa alleanza solo sulla base di due discriminanti fondamentali. La prima, non una estrinseca adesione, ma un convinto ancoraggio ai valori costituzionali, tra cui primato della persona, lavoro, l'uguaglianza nella duplice veste formale e sostanziale, tutela dell'ambiente, e poi ancora la solida vocazione europeista del nostro Paese, in modo da realizzare anche più appieno l'interesse nazionale, da consentire all'Italia di tornare protagonista nello scenario europeo e contribuire a far recuperare all'Unione Europea intera la posizione di leadership nell'attuale contesto geopolitico internazionale. E sin dal momento dell'elaborazione del programma, alla quale mi dedicai anch'io insieme alle delegazioni delle forze politiche di maggioranza, perché facemmo tutti in modo insieme che si delineasse la prospettiva di un disegno riformatore ampio e coraggioso. Ancora un cambio di programma deciso da Pfizer nella consegna dei vaccini destinati proprio all'Italia. Secondo quanto si apprende da fonti del commissario Domenico Arcuri, la casa farmaceutica statunitense ha consegnato oggi circa 48.000 dosi delle 397.000 previste per questa settimana, dopo il taglio di 165.000 deciso invece venerdì scorso.
Anche in Campania si sono registrati caos e disagi. La seconda consegna, prevista per oggi in tutta la regione, è stata rinviata probabilmente a domani. Ieri infatti sono stati consegnati 10.530 vaccini, già il 10% in meno di quelli previsti, raggruppati in 38.610 vaccini da effettuare con lo split delle sei fiale, dei quali 10.530 appunto sono arrivati già nella giornata di ieri. Per queste ragioni però il programma vaccinale alla mostra d'Oltremare di Napoli è rimasto fermo anche oggi e l'ASL Napoli 1 ha deciso di interrompere la somministrazione della prima dose e di ripartire direttamente giovedì 21 gennaio con la seconda dose a chi ha fatto già il vaccino per non creare ulteriori problemi per il richiamo già in programma. A Napoli, nella zona Flegrea, anche le prostitute e i parcheggiatori abusivi pagavano una tangente a un clan per poter esercitare in strada le loro attività. Dall'alba è in corso un'operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura, con diversi arresti nei quartieri partenopei. Numerose le estorsioni da parte del clan d'ausilio ai danni di attività imprenditoriali e commerciali. Le indagini condotte dai militari del nucleo investigativo e del comando provinciale partenopeo hanno permesso inoltre di acquisire importanti elementi probatori in relazione a una gestione mafiosa dei parcheggi abusivi in prossimità dei locali notturni di tutta l'area Flegrea. I parcheggiatori, tutti uomini, dovevano pagare in particolar modo una tangente di almeno 200 euro a settimana. Quasi 23.000 articoli per la cosmesi e mascherine e facciali contraffatte sono stati sequestrati dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli questa mattina in una profumeria di Portici. I finanzieri della compagnia locale hanno scoperto che nel retro del negozio erano presenti anche attrezzature per il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti. Sono stati sequestrati quindi 11.600 articoli contraffatti tra cosmetici e mascherine facciali, nonché 65 litri di diluenti, additivi e prodotti industriali per la cosmetica. Sequestri amministrativi anche per altri 11.260 articoli tra prodotti di bellezza messi in commercio privi di etichettatura in lingua italiana e quindi delle informazioni utili per il consumatore. Il titolare, un 36enne di Cercola nel Napoletano, è stato denunciato per ricettazione e contraffazione, oltre a essere segnalato alla Camera di Commercio per le violazioni amministrative previste dal Codice di Consumo. Anche l'ASL di Caserta ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento pandemico concernente il contagio Covid-19. In dato odierna si certificano 72 nuovi positivi al tampone molecolare, cui si aggiungono 164 guariti e 9 deceduti. I tamponi processati sono stati 1.081 per un tasso di positività pari al 6,6%, in netta discesa rispetto al 13,6% delle scorse 24 ore. La città che fa registrare il maggior numero di positivi è, come negli ultimi giorni, ancora Maddaloni con 271, seguita da Mondragone con 200 e Caserta con 183. I carabinieri di Cancello sono intervenuti in via Polvica, a San Felice a Cancello, insieme ai colleghi di Maddaloni, procedendo all'arresto in flagranza di reato di furto di un ventenne senza fissa dimora. I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione relativa a un furto in appartamento ancora in corso. Giunti sul posto hanno intercettato il giovane che ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato prontamente fermato e rinvenuto in possesso di diversi monili d'oro oggetto del furto. Il soggetto è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell'arma a disposizione della competente autorità giudiziaria, mentre la refurtiva recuperata è stata riconsegnata all'avente diritto. Ringrazio l'Associazione Caserta Azione e il Comitato Cittadino, Casola Mezzano, Piedimonte di Casolla, Staturano, per il proficuo incontro svoltosi in sala giunta con il coordinatore Francesco Guida e con gli altri cittadini. Ci siamo confrontati sui tantissimi temi importanti riguardanti le città e nello specifico le loro frazioni. Lo ha dichiarato il sindaco di Caserta, Carlo Marino, al termine della riunione che si è svolta questa mattina a Palazzo Castropignano con i giovani cittadini delle frazioni pedemontane. Li ho aggiornati sui lavori in corso e sui progetti riguardanti i manti stradali, le fogne, le villette e i playground. Sulla pubblica illuminazione, ha proseguito il sindaco, hanno deciso di collaborare con il comune, supportandoci con le segnalazioni dei cittadini.
per avere sempre in tempo reale uno schema preciso delle eventuali criticità. Davvero un bel momento di condivisione e partecipazione con dei giovani volenterosi appassionati, innamorati delle loro città. Per questo motivo, ha concluso Marino, voglio ringraziarli singolarmente. Comune di Caserta oggi ha pubblicato una nota con riferimento alla riattivazione della ZTL in corso Giannone. Da giovedì 21 gennaio infatti sarà riattivata la ZTL, che sarà attiva con i consueti orari, da lunedì al sabato dalle 7.45 alle ore 9, dalle 12 alle 14.30. L'amministrazione comunale di Caserta informa altresì che dalla scorsa settimana è partito in via sperimentale il servizio navetta in collaborazione con CLP proprio a supporto degli istituti scolastici di Corso Giannone. Le partenze sono previste dalle ore 7.30 in via GM Bosco fino alle 8.15. Il ritorno invece è programmato a partire dalle 13 fino alle 13.45. A bordo sarà presente il personale autorizzato che potrà accompagnare i bambini fino all'ingresso dell'istituto scolastico. Parliamo anche di calcio e di Serie A. Dopo la grande vittoria casalinga ai danni della Fiorentina per 6-0, il Napoli prepara la super sfida di domani sera in Supercoppa contro la Juve Reggio Emilia al Mapei Stadium. Gli azzurri valutano le condizioni di Petagna, uscito acciaccato dal match contro la Viola per un problema al polpaccio, ma che sembra aver già recuperato. Mertens ancora non è al top e la caviglia dà fastidio. Gattuso valuta l'inserimento di Lozano, falso 9, con Zielinski alle spalle di Insigne e Politano ai lati. A centrocampo, sicura conferma per Demme e Bakayoko, mentre in difesa ci saranno Koulibaly e Manolas. In porta il solito Spina. Nei bianconeri, scelte quasi obbligate per Pirlo, coppia d'attacco Cristiano Ronaldo e Morata. A centrocampo, Betancourt sicuro di una maglia titolare con Chiesa e McKennie. In difesa, verso la conferma, Chiellini dal primo minuto al fianco di Bonucci. Capitolo mercato anche in casa Napoli. Sfuma la pista a Firpo per la fascia mancina. Rimane in piedi invece l'ipotesi Emerson Palmieri. Milik che ormai ha un passo dal Marsiglia. Passiamo anche in Serie C, Girone C, senza sosta con il primo dei due recuperi di campionato. È già tempo di vigilia per la casertana, che è pronta ad affrontare domani pomeriggio il Bisceglie. Quello pugliese sarà ancora uno scontro salvezza con i padroni di casa nei bassi fondi della classifica e reduce dal KO di misura tra i Moramiche contro il Bari. Per i falchetti invece bella vittoria nel derby di Pagani, con il sorriso per un buon filotto e la voglia di non fermarsi. A presentare la sfida, come sempre, mister Federico Guidi in conferenza stampa allo Stadio Pinto. Ascoltiamolo. Domani secondo me è una partita veramente complicata, perché il Bisceglie secondo me è una di quelle squadre più squadra del girone. È una squadra che si muove in sincronia, una squadra che sa, secondo me, difende anche molto bene, una squadra estremamente fastidiosa anche con i quattro giocatori offensivi, che sono abili sia nell'attacco di profondità e hanno abilità nell'uno contro uno, una squadra difficile da contenere in transizione perché hanno verticalità, sanno andare velocemente sui quattro giocatori offensivi. Insomma, secondo me è una squadra che è stata penalizzata nell'arco della stagione da quello che poi abbiamo subito anche noi, dal Covid, che ha fatto sì che giocassero tantissime partite ravvicinate, e quindi so che è difficile poi mantenere una condizione fisica congrua per giocare una partita ogni tre giorni, e soprattutto le tante assenze le hanno penalizzate. Quindi secondo me è una partita difficile, dove, ma non lo dico tanto per dire, lo dico perché lo penso, serve veramente una prestazione positiva e migliore rispetto alle ultime due uscite se vogliamo riuscire a fare punti, perché le insidie sono veramente tante e mai come in questa partita necessitiamo di muoversi come un blocco unico e soprattutto riuscire a mantenere le distanze tra i reparti per evitare di esporci alle loro verticalizzazioni, alle loro ripartenze, dove sanno essere letali.
Era questa nostra ultima notizia e restando anche in tema calcio, vi do appuntamento con la prima puntata alle 21:30 del nostro nuovo format Sport 91 Live. Si parlerà ancora di calciomercato, del commento della giornata di Serie A e ovviamente della Supercoppa di domani tra Juve e Napoli. Intanto vi do anche appuntamento con domani mattina alle ore 6:55 con la rassegna stampa live di Teleprima. Buona serata.